Ci sono almeno altri 50 calciatori che giocano in Serie A che fanno parte di questo giro del calcio scommesse. Queste le parole di Fabrizio Corona. Ma cosa sta succedendo in queste ore? Cosa cavolo sta succedendo? Io sono veramente senza parole, sono schifato. Sono veramente, veramente schifato. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati qui nel mio canale YouTube, io sono CB99. Oggi ragazzi siamo qui tornati in un nuovo video un po' distaccato dal solito, un po' distaccato ovviamente dalla Juventus, per parlare di calcio in generale, per parlare di questa bruttissima e clamorosa situazione che si è sviluppata in queste ore e continuerà a svilupparsi nelle prossime ore, nei prossimi giorni, ovvero quella legata al calcio scommesse. Prima di iniziare però ragazzi mi raccomando, solita premessa. Lasciate tutti quanti like a questo video, arriviamo almeno ai 15 mi piace sotto questo contenuto. Iscrivetevi tutti quanti perché siamo arrivati a 250-240 iscritti. Non ci dobbiamo fermare, dobbiamo continuare a crescere perché dobbiamo arrivare ai 300 il prima possibile. Quindi iscrivetevi tutti quanti e poi, ovviamente, ragazzi, commentate, dicevi un attimo la vostra su questa situazione a dir poco surreale perché sta sviluppando veramente una situazione surreale. Ora possiamo partire. Come sapete, l'altro giorno vi ho portato anche un video, è uscita la notizia proprio di Fabrizio Corona. Anzi, il primo che l'ha detto è stato Fabrizio Corona, poi è stata confermata da altri giornalisti, da altre testate giornalistiche, ovvero quella della ludopatia, diciamo così, di Nicola Fagioli, centrocampista juventino, secondo queste fonti scommette. Poi sono arrivate diverse conferme e è vero, cioè scommette, fa parte del calcio scommesse, fa diverse scommesse, adesso bisogna capire se scommette sul calcio, se scommette su altri sport, su cosa scommette, su che partite scommette, cosa scommette per poi andare a punirlo. Però che scommette è sicuro, non si sa se sul calcio o su altre cose, però che Nicola Fagioli scommette, ormai questo è sicuro, lo possiamo dare per certo. Poi ieri Fabrizio Corona, il giorno dopo aver annunciato Fagioli, annuncia e dice: ho altri calciatori, ho dei nomi di altri calciatori coinvolti. Ieri sera fa i nomi di Zaniolo e di Sandro Tonali, comunque sia due calciatori importanti sia per la nazionale italiana che per i rispettivi club, perché parliamoci chiaramente, Tonali è importante per il Newcastle, come Zaniolo è importante o comunque sia inizierà ad essere importante per l'Aston Villa nei prossimi giorni. Esce questa notizia di Fabrizio Corona, poco dopo arrivano le immagini, esce la notizia, Tonali, Zaniolo accompagnati da Buffon, siccome entrambi erano impegnati con la nazionale a Coverciano, accompagnati da Buffon, hanno raggiunto un ufficio dove hanno parlato, dove sono stati interrogati dalla polizia. Cioè, io qui sono veramente sconvolto, perché qui si sta parlando di calciatori, Zaniolo, Tonali e Fagioli, che sono in mezzo al calcio scommesse ed è veramente una cosa gravissima. Poi voi mi direte: sì, ma Fabrizio Corona, quanta affidabilità vuoi che abbia? È tutto. È vero, Fabrizio Corona, poi a me, io lo dico chiaramente, non mi sta particolarmente simpatico, anzi, sappiamo tutti che personaggio è, anzi, che personaggio cerca di essere. Però quando si parla di queste cose in cui lui in primis è dentro a questi cerchi, dobbiamo capire che un po' di verità c'è, perché lui comunque si annuncia Fagioli, poi viene confermata la notizia e diciamo che è vero, perché il suo agente, proprio l'agente Nicola Fagioli, ha detto è vero, fa parte del calcio scommesse e lui è ludopatico. È vero. Zaniolo e Tonali interrogati, poco dopo arriva il comunicato della FIGC dove dice che torneranno i rispettivi club, sono partiti questa mattina, sono tornati nei loro rispettivi club perché la FIGC ha visto che erano comunque sia sotto indagine e quindi adesso non erano in condizioni di giocare i prossimi impegni della nazionale. E attenzione, loro sono sotto indagine al momento, non sono accusati, sono sotto indagine e sono due cose diverse, perché sto leggendo veramente molte persone che stanno dicendo: sono accusati. No, non sono accusati, sono sotto indagine. Poi, se l'indagine verrà confermata, saranno accusati e poi arriveranno le giuste conseguenze per Fagioli, per Tonali, per Zaniolo, per tutti i giocatori che fanno parte di questo giro di scommesse. Arriverà la giusta pena, che potrebbe essere addirittura una squalifica di 3 anni dal terreno di gioco, quindi veramente una squalifica importante, una punizione importante. E la cosa preoccupante qual è? È che Fabrizio Corona oggi, stamattina, ha detto sul suo profilo Instagram che, come avete visto dalla copertina, ha letto al titolo, ha altri 50 nomi. Ha almeno 50 nomi, sono almeno 50 gli altri calciatori coinvolti, soltanto di Serie A, coinvolti in questo caos, in questo scandalo del calcio scommesse. E
e si sono fatti i nomi delle squadre, dovrebbe esserci un altro giocatore che milita nella Juventus di seconda fascia, quindi a me è subito venuto in mente Moise Kean, sappiamo un po' tutti il carattere che ha Kean, a me è venuto in mente Moise Kean, anche se degli utenti su Twitter mi hanno detto come si parla di De Sciglio. Poi ci dovrebbero essere due giocatori del Milan, dei giocatori dell'Inter, dei giocatori della Lazio e dei giocatori della Roma. Quelli della Roma dovrebbero essere Zalensky e Gianluca Mancini, questi dovrebbero essere quelli della Roma. Poi ovviamente io dico quello che leggo, quello che so, quello che viene riportato dai giornalisti, attenzione, io su questo discorso non sono molto informato, quindi tratto soltanto di riportare le notizie che vengono date. E in più si parla anche di tre presidenti, di cui uno di una squadra del sud Italia, quindi può essere Lecce, può essere Cagliari, può essere Salernitana, può essere Napoli, coinvolti nelle scommesse. Questa è veramente una cosa gravissima. Adesso io non so se questi nomi dovessero essere confermati, però è comunque una cosa grave, perché se sono almeno 53 giocatori, di cui 50 in Serie A, perché Zaniolo, Tonali, Fagioli, poi eventualmente questi altri 50 giocatori che Fabrizio Corona ha detto che ha i nomi, in più se si aggiungono presidenti, qui la cosa diventa veramente gravissima. Infatti per me, io vi ho detto più volte, ve l'ho detto ieri sul mio profilo Instagram, ve l'ho detto su Twitter, per me il campionato di Serie A, se tutte queste indagini dovessero essere confermate, per me il campionato di Serie A verrà stoppato. Per me ci saranno delle grandissime e gravissime conseguenze anche per il campionato italiano, anche se il campionato è in corso. Per me infatti la Serie A verrà sospesa fino al termine di tutte le indagini, fino a quando non verranno prese le decisioni su tutti i determinati calciatori, quindi squalifica di tot tempo per Fagioli, squalifica di tot tempo per Zaniolo, squalifica di tot tempo per Gianluca Mancini della Roma. Ecco, per me finché non verranno finite tutte le indagini, finché non si arriverà alla decisione di comunque sia le squalifiche, le pene che dovranno scontare questi determinati calciatori, per me il campionato di Serie A verrà stoppato. Io sono di questa opinione. Ovviamente io da amante del calcio e da tifoso della Juventus lo dico chiaramente, mi auguro ovviamente no, perché sarebbe veramente uno scandalo totale per il campionato, perché andare a interrompere il campionato così sarebbe veramente clamoroso. Però capite che se ci sono 50 calciatori, che non sono 5, non sono 6, non sono 7, sono 50 calciatori, cioè 50 calciatori sono due squadre e mezzo messe insieme, perché in media una squadra ha 23-24 giocatori, a farla lunga, ha 23-24 giocatori, e in questo caos scommesse fanno all'interno ci sono 50 giocatori solo della Serie A, più tre presidenti. Per me la cosa più grave non sarebbe tanto i giocatori, anche se è una roba grave, ma i presidenti, perché poi se si va a entrare nei dettagli presidenti, io inizio a sospettare che ci sia, possiamo dire, partite vendute, una vendita di partite, magari il presidente si gioca in determinate schedine, tutto, determinate partite, e poi vanno a vendere la partita. Questa sarebbe veramente una cosa gravissima. Quindi attendiamo, calma, piedi per terra perché ovviamente questi determinati calciatori che vi ho detto sono indagati, saranno indagati, la decisione finale non è ancora arrivata, probabilmente arriverà tra qualche giorno, attendiamo, perché potrebbe anche essere che adesso esce la notizia che in realtà è tutto fasullo, è tutto falso, questi 50 calciatori in realtà non sono coinvolti nelle scommesse e Fabrizio Corona ha detto soltanto del cavolate, può essere, quindi calma. Però per me la fonte da cui arrivano queste notizie, ovvero Fabrizio Corona, che sappiamo, conosciamo il personaggio, come vi ho già detto, e lui in primis dentro questo cerchio, per me potrebbe essere una cosa di cui fidarsi, e poi le conseguenze per me saranno gravi, perché io mi aspetto che tutti i calciatori, dal primo, da chi può essere quello di meno rilevanza che gioca magari nella Cremonese, a quello con più rilevanza che gioca nella Juventus come Fagioli, che gioca nell'Inter come i nomi che verranno fuori, si è fatto il nome di Acerbi, ma ci sono diversi nomi papabili per questo discorso, vanno puniti tutti quanti alla stessa maniera. Poi è ovvio che verranno puniti, ci sono diversi metodi per decidere come verranno puniti, perché bisogna vedere se hanno scommesso sul calcio o se hanno scommesso su altri sport, che è comunque illegale, su che siti hanno scommesso, su che partite hanno scommesso, perché se hanno scommesso sulle partite della propria squadra, lì la cosa ancora è molto grave, a che nome hanno scommesso, perché se magari hanno scommesso col loro nome rischiano grosso, se invece hanno scommesso con il nome, con il nickname di un loro amico, con un nickname
inventato, rischiano meno, ma rischiano comunque. In teoria dovrebbero rischiare fino a 3-4 anni di squalifica e attendiamo. Piedi per terra, però, veramente, ragazzi, è una cosa che sta già stravolgendo un intero campionato, perché se questi 50 nomi dovessero essere confermati, la cosa sarebbe veramente grave, ragazzi. Attendiamo ulteriori notizie, io ovviamente vi terrò aggiornati, se usciranno notizie, magari altri nomi di altri calciatori, vi metterò qui e vi registrerò il contenuto a riguardo, perché è veramente una cosa seria, importantissima, su cui vorrei soffermarmi molto in questo tempo, durante le pause nazionali. Io vi ricordo like, iscrizione, commentino, e seguitemi su tutti i miei social, Instagram e Twitter principalmente, per stare aggiornati su tutte le notizie del calcio scommesse. E poi, ragazzi, noi ci diamo appuntamento domani sera verso le 23 con il post partita di Italia-Malta. Mi raccomando, ragazzi, piedi per terra, calmi, e aspettiamo ulteriori conferme su questa situazione che è veramente surreale. Ciao, raga.